Domenica 13 novembre, con la chiusura della Porta Santa della Chiesa del Crocifisso, attigua al Santuario dell'Amore Misericordioso di Colle Valenza, si è concluso l'anno giubilare della misericordia indetto da Papa Francesco. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola del Signore. È ancora vivo in noi il ricordo di quel pomeriggio di domenica 13 di novembre, lo scorso anno, quando numerosi, in occasione dell'avvio dell'anno santo della misericordia, abbiamo vissuto il rito suggestivo dell'apertura della porta santa. Ora quel tempo è velocemente passato, forse qualcuno avrà detto dentro di sé: che bello se avessimo potuto ancora allungarlo per un po'. E non per una questione sentimentale o per una nostalgia delle liturgie, dei momenti forti, ma perché evidentemente ha pescato nel profondo di un bisogno reale e si vorrebbe che una risposta così prepotente alla nostra sete di perdono e di misericordia non avesse mai fine. Bene, il bello è che è davvero così. Il perdono di Dio è eterno. Il tempo della misericordia è sempre eterna, è la sua misericordia.
E questo dono fatto alla Chiesa, di cui tutti ne sentivamo così forte necessità, senza che ce ne rendessimo conto, è servito proprio per farci accorgere di questo. Senza misericordia non possiamo vivere. Senza perdonare e senza essere perdonati, nessun rapporto avrebbe la possibilità di durare. Senza l'abbraccio di Cristo, che scende e ci incontra in ogni nostro limite, caduta, tradimento, semplicemente non potremmo continuare. Ed allora avvertiamo e manifestiamo una gratitudine sconfinata per la misericordia di Dio sperimentata lungo tutto questo tempo. Ciascuno in questo momento si rende ancora più consapevole della misericordia di Cristo, della sua tenerezza infinita nei nostri confronti. Papa Francesco torna a dirci: in mezzo ai nostri peccati, ai nostri limiti e alle nostre pochezze, Gesù Cristo ci ha visti e si è avvicinato e ci ha dato la mano e ha usato misericordia con noi. Con chi? È con me, con te, con tutti. È chiaro che con la chiusura del Giubileo non termina il tempo del perdono, né smette di fluire la misericordia di Dio su ognuno di noi e sul nostro mondo. Possiamo dire che con quest'anno è stato seminato un granello di senape destinato a diventare un grande albero. L'anno giubilare ci ha aiutato a capire cosa significa ricevere e dare misericordia nei fatti e con la vita. È servito a scuoterci, a spalancarci finalmente gli occhi su queste fondamentali verità del Vangelo, che solo la carità, la misericordia, può dirsi segno distintivo del cristiano, il suo inconfondibile identikit. Alla fine anche quest'anno è passato, tutto il resto passerà e rimarrà soltanto la misericordia, quella misericordia che fluisce attraverso quei famosi 14 canali, le opere della misericordia, che dobbiamo impegnarci a non permettere che vengano ostruiti dalla nostra indifferenza o dalla nostra pigrizia. Siamo tornati al termine di questo anno, ancora qui, ai piedi del crocifisso. Con questa consapevolezza veniamo come mendicanti di misericordia, ancora più coscienti di esserne bisognosi. E proprio noi, quando riconosciamo e non giustifichiamo il nostro male, solo allora possiamo renderci conto della novità della sua misericordia, necessaria per non lasciare indietro niente, per non essere schiacciati sotto il peso del nostro male. Ed allora rimaniamo stupefatti da lui: ma come, con tutto quello che ho fatto, che continuo a fare, Gesù, hai ancora pietà di me, di noi? Che sconvolgimento. Signore, accresci la nostra fede nella tua misericordia, aiutaci a ravvivare il dono ricevuto, a riconoscere la tua misericordia come veramente una cosa dell'altro mondo, in questo nostro mondo. Custodisci, mediante il tuo Santo Spirito che abita in noi, il bene prezioso che ci hai affidato. Ad una tale consapevolezza del mistero della Divina Misericordia dobbiamo incessantemente convertirci. Non voler assumere la misericordia come criterio imprescindibile di attuazione pratica
della nostra esistenza ci condurrebbe inevitabilmente allo scadimento della nostra sequela del Signore. Per questo, sempre, nella nostra esperienza cristiana, la misericordia deve essere la bussola sia per chi guida sia per chi segue. Ma come vivere l'impegno di custodire e di ravvivare il dono ricevuto? Dando la testimonianza. E la testimonianza comincia con chi è prossimo, con la nostra famiglia, all'interno di ogni realtà ecclesiale, nei nostri luoghi abituali di lavoro, di studio, di divertimento. Testimone è il nome di ogni cristiano. Testimone è chi ha avuto la grazia di essere stato raggiunto dalla misericordia del Padre. Ravvivare e custodire il dono ricevuto significa lasciarci modellare e configurare la vita dalla verità che è Gesù, senza difese, senza pretese, senza ritenere di essere arrivati. Non esiste, si può dire, brandello della nostra umana esperienza che non sia illuminata dalla presenza misericordiosa di Gesù. In tutti i luoghi, in tutte le persone, in tutti gli eventi possiamo intravedere e riconoscere la presenza della bellezza di Gesù, volto della misericordia del Padre. A voi, ancelle e figlie dell'amore misericordioso, a Padre Aurelio, Padre Erneo, particolare alla Superiore Generale, Madre Speranza, va il nostro grazie e l'invito ad essere saggiamente e gioiosamente fedeli alla vostra vocazione di vivere e diffondere l'amore del Padre delle Misericordie sulla scia dell'esempio a voi e a noi consegnato dalla Beata Madre Speranza. Affidiamo il cammino nella sequela di Gesù della nostra Chiesa diocesana di Orvieto Todi a Maria, Madre della Misericordia, e alla intercessione dei nostri santi patroni. Amen. Al termine della celebrazione eucaristica ha avuto luogo la solenne cerimonia della chiusura della porta, preceduta dalla processione dell'intera assemblea al di fuori della basilica, passando per la Porta Santa. Una volta giunti sulla piazza, il Vescovo Benedetto ha dato inizio al solenne rito di chiusura. O chiavi di Davide, scettro della casa di Israele, chiami e nessuno può chiudere, chiudi e nessuno può aprire, vieni, libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre e nell'ombra della morte. Al termine del vostro cammino possiate trovare con immensa gioia Cristo, luce dell'eterna gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Siate misericordiosi come Padre vostro, andate in pace.